Sono stati il soprano Kazumi Kimura ed il pianista Fulvio Caldini i protagonisti dell'omaggio dedicato a Francesco Paolo Tosti, maestro di canto a Londra che fu creato baronetto dalla regina Vittoria. La serata è stata ospitata dal Circolo Artistico di Arezzo nell'ambito della stagione musicale. La romanza da salotto, la romanza italiana, è un genere di musica che ha trascinato da parecchi decenni fuori dall'Italia. Tutti i più grandi cantanti cantano le romanze, soprattutto quelle di Tosti, che è il massimo esponente. Vedi, Tosti è compositore che aveva una vena melodica naturale straordinaria, di cui si era accorto il direttore del Conservatorio di San Pietramaiella, dove lui ha studiato, il famoso compositore Saverio Mercadante, e lo sottopose ad uno studio accanito e attento, perché le doti naturali non bastano se uno poi non si applica e non studia. Tosti ha fatto tutti gli studi completi di armonia, di composizione, di contrappunto, eccetera. Poi ha avuto fortuna a Londra. A Londra è diventato il compositore ufficiale il maestro di canto della Casa Reale, della Regina Vittoria. Poi è stato il maestro di canto dei rampolli di tutte le case regnanti d'Europa. Anche dello zar, lei. Anche della moglie dello zar Nicola II, certo, Alessandra. Quindi, e anche della Regina Elena. Quindi è stato il maestro di canto d'Europa. Soprano è un soprano giapponese, Kimura Kazumi, che è molto brava, ha una voce molto gradevole, delicata, con un fraseggio finissimo, molto elegante, adattissima per questo tipo di musica. E il pianista, mi fa piacere ricordarlo, è Fulvio Caldini, che è stato con me uno dei fondatori del primissimo anno del liceo musicale, dove insegnava pianoforte e poi musica da camera. È una serata con la quale il circolo riapre alla musica dopo 82 anni di passione.